Ma come è possibile? In basso a sinistra! Mamma, mettete il mute! Cosa ho detto? Per le vacanze estive! Ma prof! No, non dovevo! Devo andare al mare! Zitti! Oh, sarà un compito speciale! Speciale? Sì, un viaggio! Andremo alla ricerca del mago di Oz! Non ho capito! Mago di Oz? Chi? Dov'è? Aspettate, fatemi spiegare! Il compito per l'estate sarà leggere questo splendido libro! Al vostro rientro ci confronteremo! E adesso andate, ricordate, divertitevi! Sono. Cosa mi succede? Oddio, non è possibile! Questo vestito è stupendo! Ma forse sì! No, non è possibile! Starò sognando! Ma dove mi trovo? E tu chi sei? Io sono Glinda, la strega buona del nord, e ti do il benvenuto nella città dei mastichini. Una strega? Ma io credevo che le streghe fossero tutte brutte e cattive. Oh no, non tutte. Quelle buone non lo sono. Uff! Ecco, ora tu possiedi le scarpette rosse dei poteri magici che appartenevano alla terribile strega che tu hai ucciso. Ma io non ho ucciso nessuno. Forse è l'uragano che mi ha travolto ha ucciso la strega. Io sono finita in un campo di girasoli ed eccomi. Non devi darmi spiegazioni. Tu hai liberato questa
città dalla tirannia della perfida strega. Io credo di aver fatto abbastanza qui. Voglio tornare a casa. L'unica persona in modo di aiutarti è il potente mago di Oz. Il mago di Oz? Come quello nella favola. Ma è un mago buono o cattivo? È un mago buono, ma molto misterioso. Abita lontano, nella città di Smeraldo. E poi come farò a riconoscere la strada? È molto semplice. Dovrai solo seguire il sentiero dorato. Vai! Sentiero dorato? Ma da quale parte devo andare? Io andrei da quella parte. Ti ho parlato? Anche quella è una strada carina. Che strano, prima entro dall'altra parte. Tuttavia è difficile seguire le tue strade insieme. Sei stato tu a parlare? Sì, io. Qual è la strada giusta? Non saprei. Ma insomma, deciditi. E questo è il mio guaio, non posso decidere, perché non ho un cervello, ma paglia. E come fai a parlare se non hai un cervello? Non ne ho idea, ma c'è tanta gente senza cervello. Che chiacchiera sempre, non trovi? Sì, hai ragione. Cosa faresti se avessi un cervello? Se ne avessi nella testa un cervello e bello paglia, non sai cosa farei. Parlerei con condotte timide, dove tu non direi. Se avessi nella testa per ognuno l'idea giusta, non sai cosa farei. Io lo so quello che diventerei, grazie a te un vero uomo io sarei. E poi se vuoi di più potrei contare a testa in giù. Se mi sole poi la notte dove vai? E perché vai, ritorna qua, se avessi nella testa un cervello vero festa, non sai cosa farei. Canterei come un fatto, ballerei, fine notte tutto questo io farei. Io vengo da un paese molto lontano e sto andando dal mago di Oz per chiedergli di aiutarmi a tornare a casa. E credi che quel mago potrebbe procurarmi un cervello? Non saprei, ma è meglio che tu non venga, perché c'è una strega molto arrabbiata con me. Potresti avere di guai. Oh, ma io non ho paura delle streghe, non ho paura di niente, tranne che dei fiammiferi, me ne affronterei una scatola intera per te avere un cervello. E allora va bene, andiamo. Andiamo! Spaventapasseri, un uomo di latta. Un uomo di latta? Olio, olio. Aspetta, mi sa che ha detto qualcosa. Olio, olio. Hai sentito? Ha detto Antonio, forse è il suo nome. Olio.
Olio. Forse vuole del pinsimonio. Olio. Olio, ma dove devo olearlo? Nella bocca, nella bocca. Ha detto albicocca col pinsimonio. Ma che cosa mangia questo? Nella bocca. Ho capito. Olio nella bocca. Sì, sì, oh mio Dio. Posso parlare finalmente. Oliatemi, oliatemi ancora. Adesso meglio. Sei tornato perfetto. Perfetto, hai detto. Prova a battermi sul petto. Sono tutto vuoto. Lo stagnino si è dimenticato di mettermi un cuore. Niente cuore. Quando un uomo un bricco vuoto sa avere dentro un poco di sensibilità. Io vorrei solo un cuore che battesse per amore. Ecco questo io vorrei. Quando senti nel tuo petto solo l'eco del metallo, che cosa devi fare? Io lo so che con un cuore che battesse con amore tutti i bimbi potrei amare. E poi guardarla su e su tu sei tu. Dove sei, oh mio nome? Io sono qui, qui da te. Questo io farei, sarei folle di dolore, passerei per amore, tutto questo io darei. Perché non vieni con noi nella città di Smeraldo a chiedere un cuore al mago di Oz? Siete molto gentili, ma se poi il mago non volesse darmelo? Ma no, è un mago buono e avrà sicuro niente un cuore per te. Davvero? E allora ci sto, andiamo! La Dorothy. Ma chi sono quei due ridicoli fantocci? Ah, ho capito. La piccola ha cercato aiuto. Dovrà dire che penserò anche a voi. Avevo giusto bisogno della paglia di uno spaventapasseri e di una bella scodella di latta. Avanti, fatemi sotto. Guarda come parli, Leone. Guarda come parli, dagli una lezione. Ma io pensavo volesse dargliela tu. Io? Ma io lo conosco appena. Chi è questo piccolo microbe? Vergogna! Perché mi hai picchiato? Non l'ho neanche sfiorato. Prende, sarà come uno spaventapasseri in una giornata. Guarda, mi sanguina tutto il naso! Quante storie che fai! D'altronde, se te la prendi con degli esseri indifesi, vuol dire che sei un codardo. È vero, sono un codardo. Non ho neanche un briciolo di coraggio. Ho paura, persino di me stesso. Guarda le borse che ho sotto gli occhi. Non dormo da mesi! Fatta tutte le pecore, è un buon metodo. Sì, ma ho paura anche di quelle. Se non ho il coraggio per lottare
e tu non puoi farmi chiamare re. Sì, lo so, ma come posso io trovarlo? Sai, non c'è il coraggio che vorrei. Ma io posso stare pezzo, se tu resta coraggio, che cosa devo far? Io di giorno vado a spasso, ho paura di me stesso, non mi posso allontanare. Sono io, soltanto io, vero unico re. Ho l'aspetto di un leone, ma sono un gran fode, quindi io me ne voglio. Sono il re della foresta, con una paura bestia di pulcine e topolini. Ma ora basta, ho deciso, me ne andrò sul suo ruggito senza farmi ricordare. Non credete che il mago possa aiutare anche lui? Certo, perché no? Senti, noi stiamo andando dal mago di Oz per chiedergli un cuore per lui. E questo per lui. Vedrai che il mago avrà anche il coraggio per te. Ho aspettato un momento. Ho pensato che forse non ci tengo tanto ad avere un cervello, quindi vi aspetterò qui. Che ti prende? Hai di nuovo la FIFA? Tu, Leo, pensa che il mago ti darà il coraggio. Lo so, ma ho troppa paura di chiederglielo. Oh. Bene, allora glielo chiederemo noi per te. Dai, cosa c'è adesso? Qualcuno mi sta tirando la coda! Ma non è possibile, siamo su Zoom, non siamo insieme, quindi te la stai tirando da solo. Dai, su, avviciniamoci. Venite avanti! Chi siete voi? Io sono Dorothy, siamo venuti a chiederle se ci potete... Il grande potente Oz sa perché siete qui. Un passo avanti, boscaiolo di latta. Come osi venire qui a chiedermi un cuore? Tu ridicola masso di secchi, secchielli e scodelle sfondate! Sì, signore, sì, vostro onore, vede, io ho incontrato Dorothy sul sentiero dorato e... Silenzio! E tu, spaventapasseri, come osi venire qui a chiedermi un cervello? Tu stupida volante investire in bella puzzolente! Sì, vostro onore, cioè vostra eccellenza, anzi, vostra magia. Allontanati! E tu, leone, perché non parli? Dovrebbe vergognarsi, signor mago, spaventare così un povero leone che è venuto a chiedere aiuto? Il grande potente Oz è deciso di esaudire le vostre richieste. Che cosa ha detto? Alzati, Leo! Ma prima dovrete dimostrare di esserne degni, superando una piccola prova. Dovrete portarmi la scopa della perfida strega dell'Ovest. Chiaro? Solo quando possederò la scopa della perfida Teodora, allora sarete degni dei vostri desideri. E adesso andate! Ma la strega potrebbe ucciderci! Ho detto andate! Le scarpette, non riesco a toglierle. Eppure ci deve essere un modo... Ci sono, le scarpette non vengono via perché tu sei ancora viva. Perciò presumo che tu debba morire. Uccidetela! Fermi, prima
prima dovrete uccidere me. Guarda, guarda, chi si vede? Ammasso di tubi arrugginiti. Avevo giusto bisogno di una nuova stufa. Non lo toccare, brutta strega. Ci sei anche tu, spaventapasseri, così avrò anche la paglia per la mia stufa. Manca il leone, dove l'avete lasciato? Ah, giusto, dimenticavo, è troppo codardo per venire qui a salvare Dorothy. Sono qui, strega, e dovrei uccidere anche me prima di toccare Dorothy. Grazie, leone. Di nulla, Dorothy, adesso posso anche svenire. Amici, non dovete avere paura. Le streghe vivono grazie alla nostra paura. Stai zitta! Vuol dire che se noi riuscissimo a non aver paura, la strega si venderebbe per sempre. Credo proprio di sì. Oh, non ce la faccio! Mi tremano le gambe! Zia Emma mi diceva che nel momento in cui avessi avuto paura, avrei dovuto pensare alla mia mamma per scacciare via le streghe e la paura. Stai zitta! Credo che sia la via giusta, Dorothy. Io non ho paura! Io non ho paura! Non ho paura! Io non ho paura! Allora, devo essere stata proprio cattiva. Ma voglio rimediare. Tieni, ti regalo la mia scopa magica! Cosa? Regalo! Regalo! Grazie, strega! Ops, volevo dire, signora Tudora. Di nulla, mia cara! E state attenti, che si possono incontrare tante, ma tante persone cattive. C'era una volta un fiore su un prato colorato. Siete tornati! Signor Mago, abbiamo portato la scopa della perfida strega dell'Ovest. Complimenti, siete stati molto bravi. Grazie, signore. Ora dovremo chiedere di rispettare i patti. Sì, avevo promesso un cuore al boscaiolo e un coraggio al leone. Cervello la spaventapasseri. E così sia. Spaventapasseri, devi sapere che tutti possediamo un cervello. Ogni piccola creatura che striscia sulla terra, che nuota nelle acque, orbita, ne possiede uno. Nel paese da cui provengo ci sono luoghi chiamati università, dove gli uomini imparano a diventare grandi pensatori. Ma credi, non hanno più cervello di quanto ne abbia tu. Hanno solo una cosa che tu non hai: un certificato che attesti la tua intelligenza. Ed è con vivo piacere quindi che ti do questa laurea ad onore in DP. In DP che cosa? Dottore in pensierologia. Wow, wow, grazie. È bello ricevere questa menzione d'onore. Anche perché la somma dell'area dei quadrati costruiti sui catetti di un triangolo rettangolo è uguale all'area del quadrato costruito sull'ipotenusa. Oh, un cervello, come potrò mai ringraziarla? E tu, leone, fuggire dai pericoli non vuol dire essere codardi. Tu confondi il coraggio con la saggezza. Nel mio paese ci sono persone chiamate eroi per le loro valorose azioni. Ma non hanno più coraggio di te, hanno solo una cosa che tu non hai, una medaglia, ed è per questo che ti nomino membro della Legione del Coraggio. Sono senza parole, una medaglia per il mio coraggio. E tu, uomo di latta, desideri un cuore, vero? Sì.
Da un punto di vista medico, tu non immagini quanto sia fortunata non averlo. Veramente, io lo farei lo stesso. Nel mio paese ci sono persone chiamate benefattori, che dedicano la loro vita alle buone azioni, ma non si sono comportati meno di come tu hai dimostrato in questa avventura. Ecco perché avrai questo simbolo, che ti ricordi in ogni momento come amare. E ricorda che non si giudica da quanto si ama, ma da quanto si riesca a farsi amare dagli altri. Wow, grazie, grazie. Sono veramente felice per voi ragazzi. Ehi, ma ti sei dimenticato di Dorothy? Giusto, ora devi aiutare Dorothy. Ma Dorothy non ha bisogno dell'aiuto di nessuno. Lei può tornare a casa quando vuole. E perché non gliel'hai detto subito, scusa? Perché prima doveva capire, è ovvio. Dorothy, tu che cosa hai capito? Io ho capito che se voglio trovare la felicità non la devo cercare oltre il confine del mio giardino. Se non la si trova là, non la si trova da nessuna parte. Grazie, mago. Leone, non abusare mai del tuo coraggio. E tu, uomo di latta, non piangere, altrimenti ti arrugginerai di nuovo. E tu, spaventapasseri, tu mi mancherai più di tutti. Addio, amici miei, mi mancherete tanto. Ora chiudi gli occhi e ripeti con me. Nessun posto è bello come casa mia. 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 Contenti. Ah, ne ero sicura fin dal primo nostro incontro. Spero che tutti voi con questa storia abbiate riflettuto un po' con noi. Se vuoi veramente ottenere qualcosa, bisogna insistere e sudarsela, ma non con tristezza e angoscia, ma con allegria e serietà. Troubles melt like lemon drops, high above the chimney tops, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow, why? Per seguire con noi il cammino verso Oz?